Benvenuti a questo nuovo speciale dedicato alle Universiadi e con noi, noi lo conosciamo tutti nelle vesti di direttore sportivo, Bruno Iovino. Salve Bruno. Buonasera, grazie. Ma l'abbiamo invitata perché lei è membro dello staff delle Universiadi nell'area sport e istituzioni. Istituzioni. Allora, partiamo, direttore, partiamo un po' dai numeri di queste Universiadi, che sono numeri importanti. Forse noi non ci rendiamo ancora bene conto dell'evento che ci aspetta dal prossimo luglio, precisamente dal 3 al 14 luglio. Soltanto 18 sport, 9.000 atleti provenienti da 150 paesi, 1.000 arbitri e giudici di gara e giornalisti naturalmente da tutto il mondo. Beh, sono numeri che l'altro giorno in una cabina di regia voluta fortemente dal presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca e dal dottor Basile, ingegner Basile, che è commissario, il nostro compaesano, il nostro personaggio di grande esperienza, di grande valore, si è discusso proprio su questi numeri, alla presenza di tutti i sindaci della regione Campania che partecipano alle Olimpiadi, con gli assessori allo sport e i tecnici per fare una delle ultime situazioni reali, sì. E i numeri sono proprio questi, e sono 18 sport, come avevo detto, 9.000 atleti da 150 paesi. Tenga presente che l'altro giorno in Russia, che ha presenziato il comitato d'onore nostro con l'ingegnere Basile e gli altri, l'inaugurazione degli sport invernali universitari e la presenza di Putin, sono 50 paesi, quindi noi avremmo in Campania il triplo dei paesi, sì. Quindi abbiamo una presenza di eccezionale numeri di atleti e di paesi e di federazioni internazionali che partecipano. Il dottor De Luca, il presidente De Luca, che poi venne ad Avellino a fare un incontro alla città ospedaliere, ha voluto sottolineare l'importanza, la determinazione per cui la Campania non deve far sfigurare. Mi pare che ci stiamo mettendo tutta sotto la gestione commissariale dell'ingegner Gianluca Basile. Tutta la buona volontà. Diciamo, direttore, che ci sono stati una serie di ritardi, soprattutto per quanto riguarda la partenza dei cantieri, però Basile ha assicurato che si cercherà di intervenire prima di tutto sulle strutture più importanti, no? Su quelle che ospiteranno gli eventi più importanti. Entro il 31 maggio i cantieri dovrebbero terminare. Facciamo una diciamo, le lascio una battuta su questo e poi parliamo degli impegni. Ad oggi, con numeri approvati dall'ANAC, quindi non chiacchiere, giusto? È un documento ufficiale. Sì. ANAC che era presente al tavolo. Era anche presente, ma anche altre istituzioni, però non, anche che non vorrei poi dimenticarmene qualcuno. Ci sono 71 gare di appalti, 64 gare espletate, 4 in corse, una sola è ancora la visione dell'ANAC, per cui ci sono attualmente 55 lavori in corso già, sì, sistemati, con un solo contratto da definire perché c'era un problema con qualche problema tecnico, e il resto tutto sono operativi. Quindi nel breve periodo, cioè entro il 25 maggio, tutte queste strutture devono essere operative al 100%. Questo è dovuto, ripeto, alla grande organizzazione che la Regione Campania si è dato, e che sappiamo benissimo che c'è stato un momento di sbandamento, perché si era pensato addirittura precedentemente fu nominata la dottoressa, sua eccellenza il prefetto Latella, ma poi, sì, è subentrato con una gestione commissariata dell'ingegner Basile, che ha ritenuto opportuno avere a sé tecnici, professionisti, commercialisti, tutte gente di grande qualità, di grande spessore, grande presenza. E ancora la cosa più importante è che abbiamo 100 laureati o laureandi che stanno facendo stage, cioè, sì, dall'ingegnere, dall'architetto, dal marketing, alla comunicazione e tutto ciò che, quindi ci sono oltre 100
giovani che un'opportunità lavorativa importante. Oltre altri personaggi sì. che hanno lavorato nelle ultime Olimpiadi a Torino, che stanno man mano venendo e arricchendo la loro esperienza e portando a noi un grande contributo. Parliamo un attimo delle strutture cittadine e non solo: Stadio Partenio Lombardi, Campo Coni, Palazzetto dello Sport, Pala del Mauro ad Avellino e Palazzetto dello Sport di Ariano. Allora, noi abbiamo, prendi nome perché non vorrei fare confusione, noi abbiamo Avellino, Comune di Avellino, Pala del Mauro, sì. basket, che il massimo dei lavori è in 150 giorni. Mm. Quindi abbiamo un appalto che sul costo complessivo degli interventi è di circa 900.000 euro e stanno lavorando alla grande. Anche se qualcosa non è stata completata, il comune, no, ma siamo ancora in fase di vagliarina. Mm. Poi è chiaro che, come si dice, la prima fase è quella importante, poi ci sono degli accorgimenti, però tenga presente che almeno sul basket non possiamo sballare, perché il basket è designato per, oltre alle partite di qualificazione, per anche le fasi, per le finali, sia sì. maschile che femminile. Quindi noi avremo ad Avellino, ad Avellino le finali basket sia maschile che femminile a tutti i livelli, quindi è ufficiale, non ci sono, oltre le qualificazioni. Perfetto. Poi abbiamo l'altra struttura che è il Partenio Lombardi, che si fa il tiro con l'arco, e abbiamo anche qui una presenza di circa 250 atleti da tutte le federazioni, e c'è un costo complessivo di intervento di 830.000 euro. Abbiamo l'altro, sempre il Comune di Avellino, sempre per quanto riguarda la struttura, il CONI, il campo CONI, per quanto riguarda eventuali allenamenti sia degli atleti come piste e come altre, oppure anche per quanto riguarda se vogliono utilizzare la pallacanestro per una questione di atletica, che noi abbiamo come pallacanestro abbiamo 16 nazionali maschile e 16 femminili, quindi ne abbiamo un bel numero, e il campo CONI per un totale di 730.000 euro. Sì. Questi sono gli importi nella città di Avellino. Da quello che le risulta, al campo CONI la pista di atletica si rifarà, perché si pensa a un intervento successivo all'università? La situazione, per quello che mi riguarda, si sta studiando, si sta cercando. Ma questo non lo diciamo per una questione di provincialismo noi, ma mi pare che tutto l'impegno dell'ingegnere Basile e del suo staff, anche dell'ingegnere Genovese, che è direttore di lavoro, e quanto riguarda altre strutture, mi pare, consentitemi anche un minimo impegno mio, è quello di portare avanti anche la struttura della pista. Credo che si riuscirà a fare anche questo. Okay. Invece ad Ariano abbiamo il palazzetto dello sport, dove si disputeranno le gare di pallavolo, per un costo complessivo di intervento di 570.000 euro, che sono, ripeto, tutti i lavori appaltati con parere dell'ANAC, che stanno già andando avanti alla grande. Su questo non c'è un'ombra di tutto. Diamo qualche numero, Dariano, me li ha dati lei, i numeri. Sono numeri. Allora, 200 atleti. Io so con le carte, proprio perché non vorrei sbagliarmi. Seguendo un poco tutta la situazione, allora abbiamo come tiro dell'arco. Sì. Abbiamo circa 300 atleti, poi ci sono 100 dirigenti a seguito e abbiamo dai 25 ai 30 giudici di gara che faranno tappa ad Avellino. 9-10 sono le gare ufficiali. Benissimo. La finale di questo tiro con l'arco si svolgerà davanti alla Reggia di Caserta. A Casetta, che con tutto il rispetto, una posizione che non discutiamo e non possiamo assolutamente aprire bocca. Il basket pallacanestro, che abbiamo dal 3 all'11, sono 16 squadre maschili e 16 squadre femminili. Sì. Con una presenza di circa 250 atleti maschili e 250 atleti femminili, sì. con a seguito 50 dirigenti, 30 arbitri, poi abbiamo stampa, TV e quant'altro. Che ce ne saranno da tutto il mondo. Questo vale anche per gli altri sport. Poi abbiamo la palla a volo,
che si farà 6, 7, 10, 11 ad Ariano, la qualificazione di circa 200 atleti maschili, 200 atleti femminili, con a seguito 40 dirigenti, 20 arbitri, stampa e quant'altro. Allora, proprio a questo proposito di Ariano, le faccio una domanda. Abbiamo qui avuto la settimana scorsa il sindaco Domenico Gambacorta che ci ha spiegato la nascita del comitato dell'Universiadi, ne avete parlato anche durante l'incontro a Napoli, l'obiettivo è anche coinvolgere i professori di educazione fisica e le professoresse naturalmente delle scuole in questo progetto. C'è anche la possibilità di vedere nascere ad Avellino? C'è una circolare che noi, che l'agenzia ha consegnato l'altro giorno a tutti i presenti nel fascicolo, che è la promozione universitaria. Sul contenuto finale per rapporti istituzionali ci sono due nomi: dottor Bruno Campanile, che è dello staff del CONI di Napoli, di Roma, eccetera, e Bruno Iovini, che sono. Quindi stiamo seguendo a pieno regime questi eventi, questi nascenti eventi. L'unica al momento che abbiamo già partecipato, abbiamo già avuto un grande successo, è la città di Caserta, che il sindaco Marino ha voluto a tutti i costi mettere in discussione con l'università, con la Reggia, con lo stadio, quindi c'è una visibilità enorme e sta funzionando e si stanno mettendo in opera con la Camera di Commercio, con le scuole, col CONI e con quant'altro per mettere in funzione, anzi ci saranno anche due convegni voluti fortemente dall'università sulla sport e salute e quant'altro, quindi già sta mettendo in moto. Ieri mi sono sentito per la verità con l'assessore Manganiere del comune di Ariano, sono avellinese, sono irpino, bisognerà muoversi anche per avere il problema che è commissariato. Ci sono già messi loro a disposizione, hanno già fatto una delibera di giunta, la faranno per coinvolgere tutte le maestranze, gli enti, le associazioni, tutto ciò che è possibile su Ariano, e si stanno muovendo, quindi aspetto un momento all'altro di convocheremo le federazioni, in questo caso la federazione pallavolo, il CONI, le istituzioni, l'associazione di volontà, l'associazione industriale, tutto ciò che può dare una visibilità del territorio e delle nostre giuste opportunità. Perché le università sono proprio queste, sono una grande opportunità. Devo dire, devo anche dire una cosa molto importante per quello che dice: ho avuto un incontro già col commissario prefettizio di Avellino, il dottor Priolo, se non vado errato, e ci siamo aggiornati a mercoledì pomeriggio per cominciare a perfezionare questa situazione di comitati eventi, per cui in quella sede, insieme all'istituzione, al CONI, che dovrebbe essere la parte principale, alla pallacanestro, alla federazione, di mettere in piedi un comitato per nascere anche da Avellino. Salerno, settimana prossima abbiamo un appuntamento, c'è una vasta operazione che si sta mettendo in moto per mettere in piedi le risorse, cioè le bellezze di ciò. Cioè, io dissi l'altra volta, faccio una battuta all'assessore di Ariano, coinvolgiamo anche gli amici di Monte Calvo, c'è le tradizioni di Creci, quella che si può fare. Diventa una grande opportunità per far conoscere. Abbiamo Montevecchio, abbiamo altre strutture, quindi noi, i prodotti locali, cioè dobbiamo essere pronti. Perché, ripeto, oltre gli atleti che hanno un certo numero, una certa disciplina, ci sarà un seguito di stampa, giornalisti, TV, cioè che non solo, soprattutto quando poi facciamo le fasi finali, voglio dire, dobbiamo essere pronti per metterci in visibilità, perché è una cosa che su tutta la regione sta portando avanti questa linea. Io mi auguro, spero che ci riusciamo, l'impegno ce lo stiamo mettendo, faremo più volte, avremo delle conferenze stampa, degli incontri per pubblicizzare nostro territorio, le manifestazioni sportive, ma siamo aperti a tutte le iniziative possibili e immaginabili. Quindi la città di Avellino, la provincia di Avellino, si faccia avanti, opportuno, dal primo tutte le iniziative possibili e immaginabili che possiamo fare in questo periodo, in quel periodo siamo aperte e disponibili. Volevo soltanto siamo in chiusura.
È doveroso perché mi è stato chiesto dall'associazione Sport Disabili, che pure loro vogliono dare un loro contributo. Io gli ho detto, gli ho promesso che prima dell'inizio dell'attività ufficiale, un'ora prima, 2 ore prima, se vogliono fare una manifestazione al Partenio, al Campo Conio, dove vogliono, c'è la massima disponibilità. Per È poterlo doveroso fare, dirlo perché già hanno delle assolutamente, difficoltà, però siccome mi è stata assolutamente, chiesta, io sì, la e ribadisco si può pubblicamente, quindi fare, purché siamo è preventivamente chiaro, autorizzati, perché sai, abbiamo certo, anche ci motivi di vuole ordine pubblico, da perché le rispettare, federazioni sono Corea del Nord, è Cina, Giappone, chiaro, quindi quindi abbiamo bisogna anche dei l'ordine problemi pubblico di da ordine pubblico e quindi rispettare, dobbiamo rispettare. Però c'è la massima disponibilità disponibilità. a nome nostro, del commissario Basile, del Presidente, quindi c'è la massima disponibilità su tutto. Perfetto. Quindi E allora dobbiamo solo aspettare che le arrivi cose una nascono bene. risposta. Allora, grazie a Bruno Iovino, membro dello staff delle università di Aria Sport e Istituzioni. Ci vediamo prossimamente. Buon lavoro, rimanete Grazie. sintonizzati su Sport Channel 214. Grazie a voi.